Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Questa volta ragazzi siamo su Salva il Mondo per testare un glitch che ha scoperto il nostro amico Loremur. Raga, vi lascio il link del suo canale in descrizione, mi raccomando andatelo tutti a seguire. Ragazzoli, spiegami te come cosa sarà questo glitch. Sarà un glitch della duplicazione e di materiali, armi, quello che volete raga, quello che volete. Mi raccomando usatelo, ma non troppo, perché comunque non c'è rischio di ban, ma non si sa mai. E oggi noi per l'appunto si proverà. Ragazzi, i passaggi ve li dirò strada facendo. E un'altra cosa che vi devo dire, mi raccomando raga, codice creatore negozio oggetti nello shop di Fortnite, anche su Salva il Mondo. Esatto raga, perché se giocate a Salva il Mondo e vi piacciono i lama, vi piace aprire lama, mi raccomando, codice supporto creatore Davide Dominati nello shop, eccolo qui. Mi raccomando raga, utilizzatelo tutti. Raga, io direi di partire. Allora, innanzitutto bisogna essere in pubblica, bisogna essere in due, andare in una casa base e la persona che... Anzi, bisognerà essere due... di pietra legno. Bisognerà essere per forza due persone, non di più. E ragazzi, la persona che dovrà per l'appunto ricevere il doppio dei materiali o il doppio delle armi, quindi colui che deve duplicare, dovrà entrare subito, immediatamente. Invece l'altra persona che fungerà da braccio destro dovrà entrare a 25 secondi dalla fine della lobby, quindi a 25 secondi prima dell'entrata automatica. Ora vi facciamo vedere. Poi... e vi spieghiamo passo per passo. Vai vai, dimmi. Allora, sto avviando e quando avete avviato dovete subito andare nell'armadietto, mettervi un'altra skin, tornare nella mappa e 50 andare un'altra volta nell'armadietto e mettervi la skin, in questo caso agente sul campo Rio, che è la skin dell'eroe che sto usando. Poi dovete switchare così tra gli eroi, tipo agente sul campo Rio, che è il mega base. Quindi praticamente... ogni volta devi cambiare personaggio, dici? Sì. Devi cambiare skin ogni volta che lo facciamo. Ma solamente te o anche io? No, solo io. Solamente colui che fungerà da braccio destro e che aiuterà per l'appunto la duplicazione dei materiali. Adesso raga, io sono entrato subito, lui entrerà praticamente 25. A 25 secondi dall'entrata automatica. E appena entriamo raga, la persona che vorrà duplicare i materiali dovrà sempre creare un muro o una scala e distruggerlo. Massimo raga, con distacco di 10 secondi tra uno e l'altro, per non avere per l'appunto l'inattività nel gioco. Invece la cosa importante, colui che fungerà da braccio destro per l'appunto deve avere l'inattività nel gioco. E come vedrete tra un po', tra circa due minutini, anche tre, vedrete cosa andrà a succedere dopo, quando il nostro Loremur ci dirà di droppare tutto ciò che vorremo duplicare. Vi ricordo anche che questo glitch funziona e non funziona, cioè funziona sì, ma non tutte le volte. Quindi raga, provate 2, 3, 4 volte e sicuramente alla fine vi riuscirà. C'è una piccola probabilità che i materiali, le armi non si duplichino. Quindi, esatto, come ha detto il nostro Davide Dominati, fatelo più volte. Vi ricordo raga di passare dal canale di Loremur e di utilizzare il codice creatore Davide Dominati nello shop. Se vi è stato utile questo glitch, mi raccomando raga, lasciate un bel like, abbiamo a 50 like. E raga, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video di questo genere. Ok, potete fare così, potete crearlo e distruggerlo subito immediatamente, o se no raga, tranquillamente ogni 10 secondi potete crearlo e distruggerlo per non prendere l'inattività. Come potete vedere, Loremur sta fermo perché deve stare fermo per appunto prendere l'inattività nel gioco. Quindi raga, ci sarà tipo un countdown, anche a me apparirà in cima, in alto, il countdown dei secondi di Loremur. Quando mi dirà di droppare tutto, come potete vedere qui abbiamo un po' di armine legacy che mi ha dato lui, e dropperò tutto questo qua. Come potete vedere anche qui, materiali ho 168 di cristallo d'arcobaleno, 200 di cristallo di aura lunare,
minerale di spettrolite, poi abbiamo malachite, insomma un po' di materiali. Sì, esatto, dropperò tutto e raga, guardiamo se funzionerà. Altrimenti, raga, proviamo un'altra volta e fino a quando non ci riusciamo. Almeno, raga, vi faccio vedere che è tutto real. Vai, vai, troppo, troppo, troppo. GG. Quanti spazi ho? Facile, facile. Non andrò a fare più di 30 cose. Vai, No, guardiamo io raga. ancora no. L'ultimo Raga, volete qua secondo. tirarmi verso gli ultimi secondi? No, no, proprio l'ultimo. Raga. Easy. Ok. Ecco qua. Ora vediamo se abbiamo le armi e se abbiamo le armi, glitch completato con successo. Ovviamente raga, se avete visto ho un inventario diverso perché abbiamo provato più volte, ci siamo sistemati l'inventario per diciamo essere un po' più organizzati. Ho una stack di ogni materiale. Raga, guardiamo, speriamo in Dio. È già la terza volta e la volta prima ha funzionato, sì, però solamente i materiali. Quindi stavolta guardiamo se hanno funzionato anche le armi, raga. Vediamo. E ho tutto. Lui ha tutto, guardiamo Gigi. io. Oh, Gigi, bravo. ho tutto, attenzione, abbiamo tutto. Easy. Easy, raga, come potete vedere, i materiali abbiamo duplicati tutti dal primo all'ultimo. Adesso, ragazzi, non ci resta che tornare, ovviamente, in una base qualsiasi. Lui ci dà tutto ciò che abbiamo duplicato. Raga, armi più materiali duplicati, molto molto easy. Attività. Come vedete, qui sono Qui le ci armi sono tutti quanti i minerali. 168, 200, 200. E io avevo, raga, 168, 200, 200. Ecco qua tutto, raga. 3 di queste, e abbiamo anche 3 di queste. Malachite, abbiamo 200 di malachite. Tutto, raga, tutto. Vi faccio anche vedere. Guardate qua. Raddoppiato tutto, dal primo all'ultimo materiale. E anche le armi, raga, raddoppiate. Ovviamente lui si è trovato i pulsar 9000, ma abbiamo raddoppiato anche quelli lì. Duplicato e niente raga, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate tutti un bel like, condividetelo a tutti i vostri amici per fargli scoprire questo nuovo glitch della duplicazione e noi ci becchiamo presto, una prossima live, un prossimo video, bella bella!